Grazie, eccoci ancora insieme. Allora, continuo con l'argomento improvvisazione, quindi parte 2, diciamo, della lezione, la prima lezione della nuova era di Igor Sardi. Quindi, se non avete visto la prima, andate a questo link o a questo link, ora vedo dove metterlo, dove ho parlato di un trucchetto che uso molto molto spesso. Andate a vedere che è tutto spiegato e ho fatto sentire varie cosettine che potete utilizzare nelle vostre improvvisazioni. Allora, oggi rimango in tema, vorrei farvi due esempi, cioè, vorrei parlarvi di quanto è importante non partire sempre dalla tonica, qualsiasi sia il contesto musicale, il genere, la successione armonica. Infatti ora vi faccio due esempi diversi. Uno rimango nel 2-5-1, però cambio tonalità, ne parlo dopo. Il primo esempio, così vedete in due differenti successioni armoniche strausate, che potrebbero essere, sono basi, ma potrebbero essere benissimo canzoni o parte di canzoni. Il primo esempio di oggi, gli accordi sono Sol maggiore, quindi primo grado Sol maggiore, Sol, Si, Re. Poi vado sul quarto, quindi primo quarto che è Do maggiore, Do mi Sol. Poi secondo minore, quindi La minore, prendo qui. Qui. Poi il quinto settima, quindi Re settima. Voglio farvi sentire quanto cambia l'improvvisazione partendo sempre dalla tonica oppure partire da una nota diversa. Può essere una terza, una quinta, una settima, eccetera, eccetera. Questo è un po' un modo per mettere in pratica tutti gli studi di rivolti, voicing, tutto quello che studiamo, questi esercizi, eccetera, eccetera. Quindi metto la base, Sol maggiore, Do maggiore, La minore, Re settima. Allora vediamo. Re settima, Sol. Ora parto dalla tonica. Ora parto da altre note. Terza. 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 Tonica. Terza. Terza. Quinta. Thank you.
Sentite come cambia il fraseggio, il tipo di colore che si dà alle frasi. Ora volevo tornare al 251, che è forse la successione armonica più importante da conoscere, sia, come dicevo l'altra volta, in contesti jazz, ma anche in contesti pop, ballad, rock, chi più ne ha più ne mette. Allora, oggi però cambio tonalità e vado in Si maggiore. Quindi l'altra volta ho fatto il Re, oggi si fa in Si. Quindi abbiamo Do diesis minore settima, con Do accordo, cioè primo accordo 2-5-1, Fa diesis settima, Si maggiore. Anche qui farò due tipi di improvvisazione. La prima parte partirò la tonica dei vari accordi, quindi da Do diesis, Fa diesis, settima, Si maggiore. Partirò da altre note, ad esempio la quinta. Oggi è un po' più breve la lezione e il riassunto è: qualsiasi cosa fate, non limitatevi a far sentire la tonica, però in fase soprattutto improvvisativa bisogna anche saper, secondo me, ragionare un po' più quasi da pianisti o quasi da, insomma, da altri strumenti, perché noi abbiamo un po' la tonica come veramente un po' troppo incollata dentro, e in fase improvvisativa tendiamo un po' sempre a vederla come la nostra casa da cui partire, il nostro luogo sicuro. Però il mondo dell'improvvisazione in particolare va esplorato tutto, come va esplorata tutta la tastiera, il nostro strumento, in modo da visualizzare tutte le note dei vari accordi, delle varie scale, e poterle utilizzare come più ci piace. Quindi la stessa frase, iniziarla dalla tonica o iniziarla dalla quinta, può essere veramente totalmente una cosa diversa e creare un colore quasi una sorpresa. Bastano veramente poche note. Quindi il mio consiglio è sempre quello di studiare ogni argomento in tutte le possibilità, veramente in tutte le possibilità che abbiamo, che ci dà questo strumento. Quindi se studiate una triade minore, studiatela in tutti i modi possibili, non solo con i classici rivolti, ma esplorate anche i vari voicing. Mettete una quinta, poi l'ottava, poi la terza, poi omettete la tonica, mandatela anche a fanculo. Le scale uguale, partite da una sesta, sentite che emozione vi dà, una settima. Questo è, secondo me, il modo giusto di studiare, anche divertendosi, sbagliando, facendo frasi non sempre come vogliamo. Magari abbiamo in testa una cosa, ce ne viene fuori un'altra. Questo fa parte del gioco. Bello, godetevi il viaggio anche nell'improvvisazione. Non fatevi prendere, no, non abbattetevi, ecco, questo mai. È un mondo difficile, per quanto bello e affascinante, come tutto quello che riguarda la musica e, nel nostro caso, il basso. Quindi adesso vado, parlo meno e suono di più. Quindi prima parte, ce lo scrivo così capite meglio,
Inizierò dalle toniche dei tre accordi, do diesis, minore, settima, fa diesis, settima, si maggiore, e poi partirò da note diverse come la quinta, terza, eccetera, eccetera. Sentite la differenza? Lasciatemi un commentino se apprezzate, se vi ha fatto schifo, se vi può essere utile, e soprattutto scrivetemi quali sono le vostre gli argomenti che vorreste discutere insieme, se avete da proporre qualche lezione, ben venga, lasciatemi, come dicevo, un commento sotto, scrivetemi in privato, venite a casa mia, vi offro un caffè, e vado con l'improvvisazione e poi ci vediamo al prossimo video. Thank you.